Amici e amiche di Teleiride, bentornati al Palazzetto dello Sport di San Marcellino, 19ª giornata del girone B della Serie B di basket. Fiorentina Basket contro Urania porta vittoria a Milano. Un saluto da Francesco Benvenuti e Niccolò Casalzoli per le due squadre che iniziano in questo momento le operazioni. Gran corridoio trovato da Bianchi per Di Giacomo, c'ha molto attivo il numero 33 con 4 punti segnati. Caroli, Touré, Bianchi, poi Caroli, Bianchi rifiuta il blocco, poi va al ribaltamento di fronte per Lasagni che prova la penetrazione, lo scarico per Di Giacomo e sono già 6 i punti per Emanuele Di Giacomo. L'Urania è riuscita a tenere ad un misero 15 su 39 da 2, 7 su 25 da 3, Udine in quella circostanza. Adesso è sotto di 4, stiamo per entrare negli ultimi 120 secondi del primo quarto con Lasagni dimenticato dalla difesa. Simone Lasagni va a punire con la seconda bomba di questo primo quarto. Scivolamento difensivo per Urania con Carli che prova ad arrivare fino in fondo, segna, subisce il fallo il numero 88. Tiro libero supplementare, messaggio difensivo non recepito direi. Più 8 Fiorentina e possesso. Il blocco di Lasagni per l'uscita di Caroli con Ghizzinardi che continua a richiamare i suoi. Bianchi prova con un'altra invenzione ed è geniale l'invenzione di Tommaso Bianchi. Più 10 e alla luce anche della beffa di Lecco con quel canestro allo scadere, tanto strepitosa extra pass di Caroli, la sentenza di Di Giacomo impeccabile per il centro di Salieri. Prova a prendersi lo sfondamento Di Giacomo, spazio per la bomba di Torgano che stavolta va a bersaglio, cerca un po' di continuità in questo caso Urania arrivando a 20 punti. Si pianta sui blocchi Touré, altra tripla, la seconda in fila, firmata Ganguzza e in un amen, più 6, dimezzato il gap. Touré prova ad accendersi alla sua maniera, si forma il triangolo con Di Giacomo, da casa sua Touré, da casa sua Touré! Numero 2 per l'attacco di Urania con 4 secondi, 3 secondi, dovrà inventare, poi perde il contatto con il pallone, pessimo attacco. Ghizzinardi fa subito una bella T con le proprie mani per chiamare il time out. Dall'altra parte invece Momo Touré si arresta dalla sua mattonella, fate pure 40 per quei punti, più 12 e time out Urania. Demin, lo scarico per Torgano, ci prova Demin con la tripla. Meno 5. Cuore in grafissimo, Thomas Demin scoperto da Stefano Salieri. Boh, facciamo 8-9 anni fa ai tempi della Virtus Siena di B1, altra palla canestro, altro tutto, qua in grafissimo. Prova a restituirgli il favore Tommaso Bianchi. 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, tripla ben costruita e ben realizzata. Si chiude qui il primo tempo a San Marcellino, 4-6-4-1, vantaggio Fiorentina. Il secondo tempo inizia nel peggiore dei modi per la Fiorentina, con un canestro subito, con una palla persa in attacco. I canestri subiti stavano per diventare 2, diventano 2, tutto da rifare. 46-45, Fiorentina che era stata avanti anche di 12 sul 29-17, molte volte anche sul più 10. Palle perse consecutive, diventano 2, resto un attimo a bocca aperta, stupito, guardo il punteggio, 4-7-4-6, vantaggio Urania, in 45 secondi si è ribaltato il mondo di questa partita, time out coach Salieri. Touré con la deviazione, possesso che però non si concretizza, lasciati chilometri di spazio in questo caso a Paleari. Touré dovrà inventare, pallone che schizza via, poi prova a difendere,
due punti costruiti in solitaria dal numero 5 e più 3 per Urania. Emorragia vera adesso per Salieri, altri due punti, 18-5 il terzo quarto, ancora un passaggio pigro di Lasagni, già dall'altra parte Mariani, la penetrazione, lo scarico da 3, l'errore, ancora rimbalzo, intensità calata terribilmente in casa fiorentina, grandioso passaggio così come la stoppata di Caroli e poi il fallo su Mohamed Touré. Di Giacomo da lì non è pericoloso, Lasagni prova la penetrazione, lo scarico per Di Giacomo che arriva fino al capolinea, timbra il biglietto, una costanza in questa partita, Emanuele Di Giacomo. De Bettin, poi Paleari, Stjepovic, attacco stavolta un po' pigro, poi la difesa della Fiorentina non è pigra ma letargica. Sempre più 9, stiamo per entrare negli ultimi due minuti di gara. Bellissimo taglio di Stjepovic. Touré poi si arresta con la tripla storta. Caroli gestisce il pallone, poi si va a disturbare con Lenti. Ancora Stjepovic a mettere la cera lacca sulla sua gran partita. 13 punti di vantaggio. Rush finale di gara con Urania che ha messo quei due canestri probabilmente decisivi per portarsi in Lombardia i due punti. Finisce la partita con le due panchine che vanno a salutarsi, 82-71 vince Urania sul parquet di San Marcellino, 19ª giornata che va in archivio allora con la sconfitta della Fiorentina Basket. L'appuntamento è qui per il prossimo match. Un saluto e un ringraziamento a Niccolò Casalzoli, ciao Nick, alla prossima.